Salve e dolcissimo settembre a tutti quanti voi. Martedì della settimana scorsa io ho affrontato un tema molto delicato, soprattutto ho affrontato, come dire, un aspetto particolare di questo tema. È un tema di cui si parla molto, molte ne parlano, lo fanno meglio di me. Parlo di quello della disabilità, per intenderci. Ma io, cogliendo l'occasione delle Paraolimpiadi e di quello splendido personaggio che è Alex Zanardi, tutti sono splendidi, penso ad Annalisa Minetti per esempio, però Zanardi ha quella marcia in più anche nel cervello e non solo nel corpo, anche come cervello e non solo come energia. Una marcia in più che ci fa riflettere quando parla, nelle sue interviste, nel suo modo di esprimersi e di esprimere il suo modo di vivere. Ecco, tutto questo mi ha permesso di dire cose che per la verità penso da molto tempo, e non solo da ora che anch'io sono un disabile. Ricordo che ho cominciato a scrivere il libro Con le mani di Dio assieme all'amica Emanuela Macagnola, che ne è protagonista. Quando ancora stavo bene non immaginavo cosa doveva accadermi, e quel libro in sostanza è proprio un pensiero alla Alex Zanardi, anche se allora non lo conoscevo così bene. Era il pensiero di chi, appunto come anche Emanuela Cagnola, di chi non si fa sopraffare da una limitazione fisica, che è un problema e ci mancherebbe, è un guaio, ci fa rinunciare a tante cose, ci limita nelle possibilità, e tuttavia non può rubarci anche la vita. La vita è un'altra cosa, è più grande, enorme, illimitata nelle sue possibilità, nelle opportunità che ci offre. Ecco, io coglievo questa occasione per, come dire, un po' esaltato da quelle paraolimpiadi, da quei personaggi, ma un po', come dire, sfruttavo l'occasione per dire queste cose, che sono cose che penso, e tuttavia, anche se anch'io sono in queste condizioni, ho mancato di delicatezza e chiedo scusa
tutti coloro i quali hanno una limitazione fisica o psichica o di altro tipo. Perché sto dicendo questo? Perché nel frattempo ho ricevuto da quel giorno alcuni messaggi privati per email su Facebook, nella mia posta privata, di amici ed amiche che mi hanno ricordato altri aspetti di questo problema, aspetti drammatici, tristi, dolorosi. Chiedo scusa, allora li ringrazio per avermeli ricordati. Purtroppo non ne avevo bisogno. So bene qual è il peso di questa carrozzina, anche se lei sta sotto e noi sopra. So bene, anche questo mi hanno ricordato, quanto è crudele e piccolo l'intervento dello Stato. C'è chi mi ha ricordato che il cosiddetto assegno di accompagnamento è di appena 500 euro. E come diceva una mia amica, ma con 500 euro come posso trovare una persona che mi segue dalla mattina alla sera, notte e giorno? Personalmente ho la fortuna di avere una moglie e una figlia che hanno dedicato, si può dire, tutta la loro vita a me. Ma chi è solo come questa mia amica ha bisogno appunto di pagare altre persone, e voi capite come è impossibile pagare una persona che si cura di noi di notte e di giorno, sempre, continuamente, per non dire di altre spese che una persona normale non ha, in farmacia se ne spendono soldi a non finire. Mi ha ricordato tutto questo ed è giusto che io le dica, mi trovo in imbarazzo, le dico con pudore perché parlo un poco anche di me, ma non lo sto dicendo per questo, lo sto dicendo per rendere giustizia a chi mi ha scritto, per ricordarlo ad altri che vedono, guardano con sufficienza. Poi ci sono altre cose di cui ho parlato anch'io, che è il rapporto con la società e con le istituzioni. Poco fa dicevo impis crudele, perché ci sono casi in cui con un'idea assurda della vita fa delle visite di controllo assolutamente inutili, perché alcuni casi si sa da prima che non possono sanarsi. Ebbene, dopo fatto queste visite e dopo che i medici hanno accertato che tu non puoi fare a meno dell'accompagnamento, sapete cosa succede? Che stanno 5-6 mesi
sospendendo cautelativamente questo misero assegno e addirittura anche la pensioncina che non è legata a questo assegno. Non faccio nomi, ma a una persona di mia conoscenza questo sta accadendo a tuttora. Da 6 mesi non danno questo assegno. Ripeto, sospendono cautelativamente, pur avendo in mano il referto medico di medici loro, che hanno scelto loro, sono loro impiegati e hanno mandato loro a visitare questo soggetto. Ebbene, hanno bisogno di 6 mesi per leggere questa carta scritta da un loro medico? Per loro non significa niente. 6 mesi dei soldi messi là forse servono a monti per poter dire abbiamo risparmiato questo mese, ma è una brutalità, è una crudeltà, è una barbarie senza fine togliere a chi sta immobilizzato, togliere questo poco di pensione, perché mettendo tutte e due assieme sono circa 900 euro al mese, togliere per 6 mesi, quando hanno potuto vedere che il santo protettore non ha fatto il miracolo. Perché non sto parlando? Perché dopo le lettere di questi miei amici mi sento in dovere di parlare anche di queste cose. Cercherò di farlo anche in futuro senza annoiare, spero. Quindi lo farò sempre col contagocce. Ripeto, anche perché sembra che quando parlo di questo parlo di un caso personale, però bisogna avere un minimo di attenzione. E allora ecco, ci sono queste crudeltà inaccettabili da parte dello Stato, dell'INPS e dei direttori anche locali. Faccio una piccola, questa sì, tutta personale. Ho scritto diverse volte sulle mail dell'INPS di Lentini, del direttore dell'INPS di Lentini. E le mail non è che l'ho rubata io. Le mail scritte là, chiunque di voi se cerca INPS trova le mail del direttore con uno esplicito invito a chiedere a lui attraverso la posta elettronica, anziché andare là direttamente. Ebbene, questo, non saprei, stavo per utilizzare termini da denuncia, questo signore non mi ha mai risposto. Cioè, c'è un direttore dell'INPS che dice a voi scrivetemi qua questo numero, voi gli scrivete e lui non risponde. Ecco, l'INPS non è una cosa missionaria, è una cosa composta da uomini, e se gli uomini sono così pigri e strafottenti, per non dire molto altro che vorrei dire, maleducati, ma vorrei dire molto di peggio di questo direttore di Lentini, ma è normale se i suoi colleghi di Siracusa mettono 6 mesi e non gli sono bastati per leggere un reperto medico?
ma è normale che sia così. Alla fine c'è questa fascia, questa categoria di persone debolissime, perché non possono andare là a buttare il tavolo addosso come meriterebbero. Ebbene, questa è una categoria che non può lavorare, non può difendersi, non può aiutarsi. E su questa categoria costruiscono le loro carriere, le loro campagne elettorali, ma anche guadagnano quel pezzo di spazio per andare a comprare la spesa durante le ore di lavoro o farsi un caffè. Questo è il risparmio del tempo di rispondere. Tutta questa cialtroneria si scarica sui più deboli. Ecco, per questo ne parlo e per questo ne parlerò. Ma c'è un altro problema, è uno di quei problemi che noi ormai, come dire, abbiamo nelle orecchie, e come si dice a Lentini, amapigliare a pasto. E allora lo sentiamo, ma da un orecchio ci entra, dall'altro ci esce, quelle delle barriere architettoniche. Ne abbiamo parlato tanto e qualche volta qualche risultato si è ottenuto, per la verità. Ma io che sono stato, insomma, molti anni fa anche impegnato in amministrazione, lo capisco che c'è un problema anche economico che a volte non può essere risolto. Però ci sono altre cose che con un po' di fantasia si possono risolvere senza soldi, cervello e fantasia. Premessa: così come dicevo allora e come sostengo e come voglio sempre sostenere, un cittadino è disabile se non è capace di amare, di suscitare amore attorno a sé, se non è capace di creare, di offrire sorrisi e di sorridere, se non è capace di legarsi e di essere utile alla società complessivamente, alla comunità che lo circonda e alle istituzioni. Attenzione, non perché ne ha bisogno, ma perché vuole e deve essere utile. Poi la società faccia il suo dovere nei confronti di tutti i cittadini e anche di quelli limitati nei movimenti. Ma un cittadino è sempre abile, a tutto tondo, anche se gli mancano le gambe e le braccia, se è utile. Qua deve essere la discriminazione tra abile e disabile. Ecco, ma come si fa ad essere utile? L'interlocutore più prossimo per dialogare, per chiedere, ma anche e soprattutto per offrire il proprio contributo, è l'amministrazione, il sindaco. Ora dicevo, mi rendo conto che non si può risolvere tutto, ma può essere mai che una persona limitata nei movimenti, non disabile, ma limitata nei movimenti, può essere mai che deve essere escluso dal rapporto con il suo comune, con il suo sindaco, con la sua amministrazione?
Ora, il sindaco ha gli uffici al secondo piano e come fai a lamentarti di questo? Nel nostro comune non ci sono ascensori e come fai a lamentarti? Dove li mettono? Non si può stravolgere tutto perché non ci sono soldi. Ma ripeto, intelligenza, testa e fantasia. Ecco, sindaco, e se tu, sindaco, una volta alla settimana, per un'ora, dalle 10 alle 11 del martedì, o dalle 7 alle 8 del giovedì, o dalle 16 alle 20, alle 17 del mercoledì, una volta alla settimana per un'ora, ti trasferisci tu a Pianterreno per ricevere coloro che sono limitati nei movimenti, cittadini a volte bravi, a volte generosi, ma comunque che hanno il diritto di parlare con te e di essere ricevuto. Una volta alla settimana, nella stanza di vigilia urbana, a Pianterreno, per un'ora, c'è un cartello scritto, riservato solo ai cittadini che hanno queste difficoltà. Ma non sarebbe meraviglioso? All'improvviso siamo come gli altri, possiamo incontrare la nostra amministrazione, una volta il sindaco, una volta l'assessore. Ecco, non siamo più handicappati, perché il sindaco ci può incontrare. Possiamo dare il nostro contributo, non siamo più disabili. Possiamo chiedere i nostri diritti, come gli altri, non più degli altri. E infine, ecco, come dicevo prima, la vita ci dà tante, infinite e inaspettate possibilità. Anche, ecco, sindaco, cogli questa possibilità. Diventa tu il primo sindaco d'Italia, il più fantasioso, il più delicato, il più gentile sindaco d'Italia. L'unico sindaco, quando lo farai, a spostarsi lui per incontrare chi ha dei limiti motori, per farli sentire uguali, per farli essere uguali. Spero di aver dato un mio piccolo contributo alla causa dei disabili, uso questo termine, attenzione, perché lo usano sempre loro, in tutti e quattro questi messaggi che mi sono arrivati. Io non lo userò mai per me. E vorrei che anche loro si togliessero il vizio. Non sono disabili, sono affetti da limitazioni motorie, mi piace di più. Ebbene, è un'opportunità anche per il nostro comune. Sarebbe meraviglioso se noi abitassimo nella prima città d'Italia che ha un'attenzione così grande. Grazie a tutti quanti, grazie soprattutto agli amici che mi hanno mandato queste email, perché mi hanno fatto riflettere meglio. A loro chiedo scusa se non sono stato in grado di affrontare il problema in tutte le sue sfaccettature, ma non era mio compito e forse non ci riuscirò mai, però piccoli aspetti li possiamo affrontare tutti. Però sono contento
di aver avuto l'opportunità di parlarne. Grazie a voi che mi avete ascoltato. Buon settembre. Abbiamo raccontato che non è questo il mondo che vogliamo lasciare ai nostri figli. Abbiamo raccontato che non conviene abbandonare i rifiuti per strada. Adesso vogliamo vincere con te la battaglia per un ambiente più pulito. Aiutaci a eliminare le discariche abusive. Campagna di sensibilizzazione della provincia regionale di Siracusa, in collaborazione con tutti i 21 comuni. You.